Quando l'originalità, diciamo anche l'eccentricità, è talento, allora diventa alternativa. Quando qualcuno è stato, come scrive in un suo pezzo, per 20 anni chiuso in un barattolo, 20 anni suoi della sua vita e i 30.000 secoli della nostra come razza umana, in un barattolo di conformismo della cosiddetta civiltà, si stanca, rompe il barattolo e decide di vivere come vuole, come è. Una verità che manca a quasi tutto il genere umano. Nessuno ha il coraggio di essere quello che è. Ha il coraggio qualche artista, qualche raro artista che sa vivere la sua arte, la sua poesia, la sua musica. Ed è il caso di Renato Zero. Chiuso dentro ad un barattolo, sono stato chiuso in un barattolo per 20 anni e 30.000 secoli, di qua, di là, preso a calci dentro a quel barattolo, mentre il mondo fuori andava a rotoli per 20 anni e 30.000 secoli, di qua, di là, e amico dammi la apriscatole. Sono stanco d'essere un giocattolo per 20 anni e 30.000 secoli, di qua, di là, perché ti nascondi? Dai, vieni qui, giochiamo un po', impariamo ancora se tu lo vuoi a ridere. Sai cos'è che non va? Chiudere in scatola la libertà. Ora passo tutto il giorno a ridere della gente chiusa nei barattoli. Si lamentano, ma sono secoli che vanno su, che vanno giù. Mi diverto se li sento piangere. Sono chiusi tutti nei barattoli, non capiscono, ma sono secoli che vanno su, che vanno giù. Perché ti nascondi? Dai, vieni qui, giochiamo un po', impariamo ancora se tu lo vuoi a ridere. Sai cos'è che non va? Chiudere in scatola la libertà. Non ci sto, vado via, cerchiamo scampo nella fantasia. Sono stato chiuso in un barattolo per 20 anni e 30.000 secoli, di qua, di là, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù.